Ragazzi, sono dovuto venire a registrare qui un video di corsa perché Stellar Lumens e Cardano, o meglio, Cardano e Stellar Lumens hanno superato Litecoin in termini di market capitalization e si sono inseriti rispettivamente al quinto posto e al sesto posto. È incredibile quello che hanno fatto queste due criptovalute negli ultimi giorni, nell'ultima settimana. Pensate, ADA, ovvero Cardano, ha fatto il più 160% in una settimana e Stellar Lumens, siete pronti, ha fatto il 280%. Sono numeri incredibili. Questa, ragazzi, è speculazione fortissima e ho visto che su YouTube o da qualche parte c'è stata una risposta di Charlie Lee, il fondatore di Litecoin, che ha commentato in qualche modo, secondo me in qualche modo in maniera negativa, queste due criptovalute, ma non posso ancora dire nulla perché non ho visto il video o l'articolo, quindi sono curioso adesso di andare ad approfondire. Anzi, se l'avete già visto o letto voi, lasciatemi qui sotto un commento, ma volevo essere testimone e lasciare qua il video in tempo reale non appena ho visto su CoinMarketCap superare Litecoin da queste due criptovalute. Ripeto, Cardano, che ormai ha superato il dollaro, è a 1,05 dollari, e Stellar Lumens, sesto posto nella market capitalization, quindi sono, ripeto, hanno superato Litecoin, e Stellar Lumens è a 0,85 dollari, quindi vicinissimo al dollaro. Ragazzi, è stato incredibile vedere quello che hanno fatto queste due criptovalute nell'ultima settimana. Si è creato tantissimo interesse sui social, sui media, e quindi direttamente proporzionale poi sulle persone che hanno voluto investire in queste criptovalute. C'è stato enorme interesse e hanno fatto veramente i numeri. Questo è quello che le altcoin possono fare in termini di escursione di prezzo. Non vi ci abituate, perché non credo che andrà avanti molto a lungo questa storia, soprattutto per quanto riguarda almeno la top 10 della market capitalization, ma adesso non è tempo di fare previsioni di quello che potrebbe essere, ma godere di quello che invece sta succedendo, perché questi numeri sono incredibili. Badate bene, ragazzi, non sto dandovi un consiglio finanziario e dicendovi: ah, comprate Cardano, comprate Stellar Lumens. Assolutamente no, anzi, lo sapete che dico sempre che quando c'è un grande pump su un mercato, bene, quello forse è il momento più pericoloso per comprare. Io stesso ho una regola per cui non compro mai in queste situazioni di mercato, ma questa, come al solito, è la regola di Marco Casario e l'opinione di Marco Casario. Ragazzi, cosa pensate voi di Stellar Lumens e di Cardano? Ho già parlato sul mio canale in video precedenti, quindi vi esorto ad andare a vedere le mie recensioni di questi due progetti e che cosa c'è dietro a questi due progetti. Quindi andateli a guardare, cercare sul mio canale, trovate i video qualche tempo fa, che ho pubblicato qualche tempo fa. Bene, per ora è tutto, era un velocissimo update. Grazie mille per l'attenzione e buon trading a tutti. Ciao!